ma che si può prevedere anche un modello ragionevole di governance degli ATO che costituisca la rappresentanza. Questo non è un modello ragionevole di governance. Questo non lo è perché è troppo ristretto, diciamo, assolutamente irragionevole. Su questa base si potrebbe realizzare una riforma, perciò diciamo, è una cosa che va valutata, secondo me. Poi ogni comune, ovviamente, la può valutare, cioè anche autonomamente, attraverso le proprie covature, attraverso i propri conoscenti, attraverso i riferimenti, cioè perché ovviamente sono atti che anche ogni singolo comune deve prendere in considerazione. E nel caso in cui si ritenga che la cosa sia fattibile da un punto di vista anche giuridico, sempre ritenendo che evitando di prendere il boomerang, cioè di andare davanti al TAR e chiedere la sospensione e poi non averla, e quindi sostanzialmente avere un rigetto del mezzo del ricorso, che è una cosa negativa, perché non tutto ciò che è illegale è giusto, cioè non tutto ciò che non è illegale è giusto. Cioè è giusto a volte, è ingiusto a volte anche ciò che è legale. Quindi questo non è. L'illegittimo non può essere non legale, può essere legale. Assolutamente, quindi questo non è secondo me né giusto, forse nemmeno legittimo, ma non ci interessa. Noi diciamo dal punto di vista politico dobbiamo dire che non è corretto. Poi ovviamente se ci sono approfondimenti da parte di altri si vuole proporre, faremo anche da raccordo tra le varie amministrazioni per fare in modo che la cosa si possa fare, però bisogna andarci con i piedi più o meno. Chiedo scusa al sindaco di Striano. Volevo portare, io mi sono perso una base perché mi ha chiamato la segretaria comunale, volevo rappresentare l'esperienza di Sappo. Questa amministrazione, quando ci furono gli altri, lavori, eccetera, eccetera, all'epoca ci dissero che era un obbligo di legge sottoscrivere quella dimensione, come penso che l'abbiano fatto tutti, tranne il comune di Locavemonte che è rimasto l'ultimo sbaglio dopo il fatto. Noi abbiamo come comune di Sarno, come amministrazione, alcuna intenzione di ripetere quell'errore. Quindi io sono perfettamente d'accordo con il sindaco di Roccanaiola. Se ritengo che una cosa non sia giusta, preferisco, se la legge me lo consente, che me la vendano ad imporre che lo facciamo altri a mio posto, piuttosto che essere oggi col senno del poi con un sistema fallimentare che si è creato, essere io a ratificare un nuovo sistema che non so dove si porta. Poi il discorso delle spese al commissario, vabbè, faremo una coletta con tutti i cittadini eventualmente che oralmente vorranno appoggiare questa nostra posizione, o comunque figuriamoci, il problema è morale, prendiamo atto del fallimento e sicuramente non ci faremo assolutamente nuovi fautori di altri sistemi che possono, a nostro avviso, come questa proposta, solo peggiorare la partecipazione democratica. C'erano degli strumenti di partecipazione democratica che sono stati cancellati sostanzialmente, figuriamoci se non ne saranno presi. Per la verità questa è l'ennesima riunione a cui io partecipo. Devo dire la verità, stiamo finendo per essere ripetitivi, nel senso che ci diciamo sempre le stesse cose. Ci sono degli interventi dove c'è qualcuno che deve comunque fare sfoggio di bravura e di competenza, dove c'è l'altro che deve comunque prendere le distanze da un certo passato. Io sono sindaco da 8 mesi, potrei dire di non essere colpevole di niente, per cui però questo non serve chiaramente a risolvere il problema. Perché io mi chiedo finora, oltre agli incontri che noi abbiamo fatto, noi come politici e come sindaci, quale azione forte politica abbiamo portato avanti? Ci siamo visti, abbiamo detto ognuno di noi di non essere d'accordo con tutta una serie di iniziative che sono state prese finora dalla regione. Tutti quanti mi sembra che siamo d'accordo, mi sembra che siamo compatti su queste cose. Allora facciamo una proposta, diciamo, concreta che sia anche, diciamo, possiamo anche fare un'azione forte politica, cioè stabiliamo una giornata che sia una giornata dove ognuno di noi
Consiglio Comunale e porterà in Consiglio Comunale una proposta univoca, che sia unica, di tutti i sindaci facenti parte della rete dei sindaci, dove diciamo delle determinate cose e quindi stabiliamo cosa dire, e in quel momento non è più il sindaco di Striano, ma è il Consiglio Comunale di Striano che chiaramente dice no a certe determinate cose. E quindi questa potrebbe essere un'azione politica forte, concreta, da inviare poi alla Regione Campania, al di là di quelle che potrebbero essere poi le iniziative, diciamo, dal punto di vista giuridico, dal punto di vista, diciamo, della rete, dei comitati. Ma noi come sindaci, come amministrazioni locali, prendiamo una posizione forte, chiara, e che sia univoca. E lo possiamo fare solamente attraverso un impegno preso in Consiglio Comunale su una delibera che sia unica. Stabiliamo anche la giornata, e queste delibere fatte da tutte e 30 i sindaci che fanno parte della rete dei sindaci, inviamola poi al Presidente della Regione Campania. Penso che un'azione forte come questa non può essere poi non presa in considerazione. Oppure non possono prenderla in considerazione, però comunque è una grossa responsabilità. Cioè, perché non è più il sindaco di Striano che da solamente in casa deve prendere una certa posizione perché chiaramente deve giustificare la pressione da parte dei cittadini. C'è un Consiglio Comunale, penso che tutti i consigli comunali su questo argomento si esprimeranno all'unanimità, e quindi questa potrebbe essere un'azione politica forte da parte di sindaci di sinistra, da parte di sindaci di destra, di centro-sinistra, di centro-destra. Allora faremo sentire la voce non solo dei sindaci, dei comitati, ma dei territori, delle popolazioni. Quindi stabiliamo stasera, altrimenti perdiamo tempo un'altra volta. Insomma, ho questa impressione che stanno perdendo tempo, perché noi diciamo di no, ma nel frattempo stanno andando avanti a carro armato, nel senso che, cioè, sono andati oltre quello che noi ci aspettavamo. E allora noi non possiamo chiaramente fare la rivoluzione e non possiamo prendere i carri armati e andare sotto la regione e chiaramente prenderli e camminare, però almeno abbiamo la voce della democrazia, che è il Consiglio Comunale, e di cui noi si possiamo fare portavoce, e facciamo questa azione, se siamo d'accordo tutti quanti. Buonasera, sono il delegato del comune di Casalnuovo di Napoli e sono arrivato in ritardo, mi scuso, e quindi non ho seguito diciamo il dibattito precedente, posso anche ripetermi in alcuni punti. Io colgo con favore la proposta del sindaco che mi ha preceduto, però non credo nella bontà della riuscita, sindaco, perché noi siamo andati in migliaia sotto alla Regione Campania, un corteo guidato dal vicepresidente della Camera dei Deputati, da altri esponenti delle istituzioni, non hanno avuto nemmeno la sensibilità di far stare, non dico l'assessore, ma anche un usciere che aprisse le porte della Regione Campania. Voglio dire, un atteggiamento di chiusura anche fisica nei confronti di 30-40 sindaci, quanti erano? 30 sindaci dell'assemblea, erano 30 comuni, sindaco, che sono andati sotto la Regione Campania, non hanno avuto la sensibilità di chiedere che salisse sopra, di invitare sopra una delegazione di sindaci e di interrompere 5 secondi con i rappresentanti di una così vasta comunità. Per cui non mi aspetto niente, voglio dire, possiamo fare anche 30 delibere e mandarle tutte quante all'onorevole Caldoro, prenderanno la strada di qualche scaffale della segreteria dell'onorevole Caldoro, non verranno nemmeno lette, secondo me. Quindi
Oggi è il punto di essere decisi su tante altre cose, secondo la mia modesta, umile, sommessa opinione. Questa delibera della fine di dicembre, la 812 del 2014, più la leggo e più ritengo che sia uno schiaffo alla democrazia elementare. Qui è detto che le funzioni di questo organo di gestione del Leiato sono gli organi, il Consiglio, il Presidente, l'Ufficio di Gestione e il Revisore Unico. Però si dà il caso che il Consiglio, composto da 3 a 5 membri, va a finire che nella composizione numerica è più piccolo del Consiglio di Amministrazione, cioè l'Assemblea, che dovrebbe rappresentare un territorio vastissimo, vastissimo, di abitanti quanti? 500.000, quanti sono gli abitanti? 1.500.000, scusate, di questo territorio, sono rappresentati da 3, 1.500.000 di persone, rappresentate da 3, da 5, quando il Consiglio è inferiore allo stesso organo gestionale. Quando il testo unico degli enti locali dice che i consorzi di comuni sono rappresentati in ragione della rappresentanza demografica, del peso che ogni comune tiene, l'assemblea deve essere assolutamente ricostituita. I comuni 76 del lato 3 devono sedere tutti in assemblea. Il comune che tiene 100.000 abitanti, così come il comune che ne tiene 10.000. Questa è democrazia. Per me questa delibera va impugnata in tutte le sedi e sono in disaccordo con quanto dice l'avvocato Grasso, che quella è solamente una vicenda giudiziaria. L'impugnativa assume anche un valore politico fondamentale. Poi la delibera dice di più. La delibera rimanda a successive convenzioni che dovranno essere approvate dalla Giunta regionale della Campania e che dovranno essere sottoscritte e ratificate dai consigli comunali dei comuni del lato 3. Non li ratifichiamo questi atti che ci manda la regione. Disobbedienza civile, ci state? Ci state? Li rispediamo all'intente? Se la fanno loro la gestione dell'altro e le forme che hanno deciso con questa delibera, non ci sederemo mai in questi organismi e non eleggeremo mai i nostri rappresentanti se noi non ci siamo in un'assemblea democratica, perché è uno schiaffo alla democrazia. Quindi disobbedienza civile, le convenzioni mandassero i commissari ad Africa, se li facessero da soli. Questo penso che sia il comportamento conseguenziale rispetto a tante battaglie che abbiamo fatto. Ci mandano le convenzioni, la rimangono, ci invitano, la rimangono, ci diffidano, la rimangono, devono venire i commissari a firmarsene, perché il comune di Castelnuovo, e spero sia il deliberato, sia la scelta di tutti, non firma le convenzioni, perché se noi non siamo adeguatamente rappresentati in seno ad un organo democratico che rispecchia quelli che sono i principi fondamentali della partecipazione, noi non ci stiamo. Poi la impugniamo, facciamo i percorsi anche davanti al TAR, ma dobbiamo essere convinti che questo è uno schiaffo alla democrazia. Poi possiamo parlare di tante altre cose, come le ordinanze, che saluto con favore che alcuni comuni, tra cui Brusciano e Bracigliano, hanno fatto per i distacchi, per vietare i distacchi. I distacchi sono l'ultima delle possibilità che un ente tiene. Deve fare prima una serie di procedure, deve prima verificare con i regolamenti, con le leggi, con tutto quanto, e poi l'ultima razza possibile e immaginabile, perché nelle nostre case ci sono malati, ci sono handicappati, portatori di handicap, bambini, vanno e tolgono i contatori. Queste sono attività ai limiti della legalità. I sindaci tutti ci stanno a fare una ordinanza comune e dire qua non si distacca da quei nostri cittadini. Nel nostro comune tu non entri con le pinze per staccare l'acqua ai cittadini del comune di Castelnuovo, del comune di Pompei, del comune di Bosnia e così via. Dobbiamo essere convinti su pochi e precisi punti. Se poi aspettiamo, caro sindaco, con tutto il rispetto che le porto, che noi facciamo 30 deliberati di consiglio comunale e che allora si faccia la lettura, non hanno avuto la sensibilità quel giorno che abbiamo fatto
il dopo l'idea nemmeno di aprire le porte con un usciere, figuriamoci. Sono l'ultimo che sono rimasto, forse ancora di lista, sindaco. L'azione politica da sindaco è diversa dalla manifestazione. Fate un atto politico con il sindaco e vediamo se rimanete in 30. Fate un atto politico. Anche l'atto politico, anche l'atto politico. Io penso che tutto quello che si faccia non è mai troppo e non è mai abbastanza. Ci sono altri interventi? Buonasera a tutti. Io, anch'io come il mio sindaco, partecipo alla sessione di nuovo. È vero quello che è stato detto dal rappresentante di Catalogno, quella rappresentante di sindaco del Comune di Roccarelli, di non firmare queste convenzioni, di non firmare nessun atto e quindi di far sì che si possa, che vengano loro a farsi questi atti. Ma scusatemi se faccio una piccola riflessione, ma è proprio quello che vogliono. Noi non è possibile che ogni legge o ogni riunione o ogni tipo di atto politico deve essere fatto da un commissario. Io sono d'accordo nel non firmare questi atti, nel non fare nessun tipo di provvedimento, ma secondo me è giunto il momento che noi cominciamo ad essere più pratici e non solo a vietare distacco di contatori. Signori miei, ricordate una cosa, che è vero che quando vedono che noi possiamo dire o fare qualcosa che non va nella giusta direzione, nominano subito un commissario e quindi cercano di bypassare quella che è la realtà locale e le autorità locali. Io penso che noi siamo in un momento, diciamo, abbastanza delicato, perché stiamo vicini alle elezioni. Io prendo esempio dal mio comune. Noi come un piccolo comune, Striano, abbiamo come referente più di un consigliere regionale. E questi signori, in questo preciso istante, da oggi fino al 18 maggio, verranno quotidianamente loro da noi. E questo è il momento. È il momento di costringerli, se non metterli al lavoro. I figli che devono prendere le proprie leggi. Soprattutto perché passate le elezioni, noi possiamo fare quanti ne vogliamo, non ci ascolterà più nessuno. E questa è una cosa abbastanza pratica. Quindi un sindaco, 30 sindaci, almeno 30 consiglieri regionali potrebbero o dovrebbero chiedere la popolazione del consigliere regionale. Ma la cosa prioritaria e la cosa principale, ed è costa a me, nel mio comune, la rete idrica. L'ho costruita io con i fondi comunali, la rete comunale, quella che mi ha fatto il generale Iucci o l'alcalde, non funziona, funziona la vecchia che abbiamo costruito noi, ma benedetti, ma voi permettete mai a qualcuno o permettereste a qualcuno di comandare quello che è vostro? Non se ne può più. Allora ecco, azioni di forza, azioni dure, prendere dei provvedimenti non nel solo vietare di Stato, vietare proprio l'accesso di quello che è il personale. Bravo. Sulle evidenze, sulle reti. Allora, è contemporaneamente fare la doppia lotta, la realtà locale e i sindaci, la lotta politica. Altrimenti, giustamente, se noi veniamo alle riunioni, diciamo sempre ognuno di noi la nostra, portiamo avanti sempre queste idee, ci vedremo tra 15 giorni, tra un mese o tra due e ripeteremo le stesse cose. Per quanto riguarda me, dobbiamo cominciare ad essere pratici e prendere dei provvedimenti e assumersi anche le responsabilità, anche vietando delle cose che potrebbero essere illegittime. Sindaco di Valdarapari. Buonasera.
Innanzitutto voglio ringraziare gli organizzatori della riunione questa sera. Io è da parecchio che non partecipavo alle riunioni della rete dei sindaci. L'ho fatta la seconda volta, siamo nel giro di 2 o 3 mesi, l'ultima volta come risalta la stagione, se non sbaglio. Perché permettetemi di dire che sono ancora una volta amareggiato anche questa sera, perché Valle Campania, non so mica dove lo riconoscere, è stato forse un comune che promotore proprio della rete dei sindaci. La Valle Campania è andata a livello della rete dei sindaci, la Valle Campania sono nate le azioni che hanno cercato di mettere in piedi i sindaci. Però permettetemi, quella stagione poi ci ha portato alla famosa votazione del 2012, dove anche i comuni appartenenti alle rete dei sindaci hanno votato a favore di quella proposta, e io purtroppo per telefono con il mio consigliere che è qui, se non lo bisticciare, per non farmi votare contro, ma per farlo quanto viene a sedere. Ed è stato anche dal punto di vista personale per me una forzatura, ma soprattutto una cosa che mi ha segnato personalmente. Mi sembra in questo periodo di vedere gli stessi atteggiamenti da parte di tutti i sindaci. Dalle parole, parliamo, ognuno, come diceva il sindaco Tiziano, fa svolgere della propria competenza, delle proprie necessità, ma permettetemi, ma al di là di quello che abbiamo fatto negli altri, ma concretamente noi sindaci, che cosa abbiamo fatto? Concretamente, io mi chiedo, allora, la vogliamo smettere una volta per tutte di fare soltanto parole e di agire veramente? Questa è politica, la politica intesa nel vero senso della parola, cioè fare qualcosa per i propri cittadini, per il proprio paese. Allora io, permettetemi, da stasera ho sentito vari interventi, tranne qualcuno, nessuna risposta alla seconda domanda. Il sindaco di Roccarina è stato chiarissimo, no? Chiaro. Io non firmerò questo protocollo, perfetto. Io sono il secondo sindaco che dico stasera e pretendo che gli altri sindaci, per non essere presi in giro, che non firmerò questo protocollo. Però voglio, permettetemi, per partecipare alle prossime riunioni, che tutti quanti i sindaci stasera, insieme a me, si pronunciano su questo, perché io devo sapere se gli altri sindaci appartenenti a questa rete dei sindaci, alla quale poi io partecipo volentieri, però permettetemi, poi credendo la solidarietà di tutti, no? Se tutti quanti stasera si pronunciano su questo secondo punto, lo votiamo o non lo votiamo sul protocollo di licenza di questo protocollo? Allora io dico che d'accordo al comune di Roccarino e sarò promotore del mio consiglio comunale di dire che questo protocollo non va votato. Allora, è questo là. Poi un'altra azione, noi aspettiamo, giustamente parliamo a votare, diciamo, l'appello alla regione Campania. Permettetemi, è vero che, come diceva il comune di Casalnuovo, hanno disatteso l'altra volta quel tipo di protesta, 40 giorni, però vabbè, poi ripetiamoci, ma siamo capaci tutti i sindaci presenti stasera di metterci la faccia avanti ai nostri cittadini e andare in regione sotto la ragione e protestare e dire ci dovete sentire e farci sentire dai mass media, farci sentire tutti. Ma questa situazione non è, ormai le parole, permettetemi, non servono più, perché questi ci hanno dimostrato che con tutti gli atti che facciamo, con tutte le parole che facciamo, vanno avanti. E l'ultimo atto è stato quest'altro, che è un atto sì contro la democrazia di tutti quanti noi. Allora aspettiamo che ci continuino a calpestare, se vogliamo continuare a parlare e farci bene con le proprie parole, ognuno a progiurarsi dei propri discorsi, facciamo. Ma se agiamo concretamente, innanzitutto con la fascia mettendoci davanti alle regioni, ognuno con il proprio referente, ognuno con il proprio consigliere di già, perché poi alla fine, vabbè, è così, voglio dire, andiamo sotto le regioni, ma diamoci la responsabilità. E seconda cosa, voglio stasera, vorrei stasera per 21 volte, ma vorrei stasera che tutti quanti si esprimessero su questo secondo punto, perché secondo me questo è essenziale per continuare ad andare avanti, perché se noi dobbiamo andare avanti e vederci alla prossima riunione dove qualche comune ha detto, qualche comune non ha detto, qualche comune non ha dato, qualche comune ha soltanto non ha sempre più passare di esigenza, significa continuare a parlare di agire i nostri cittadini, perché puntualmente è bello avere a parte con i nostri cittadini e fare forse le nostre intenzioni, ma se le intenzioni non corrispondono ai fatti, permettete, ma che stiamo a far parlare? Questa è la politica significa essere sono in linea con quanto ci chiedono i cittadini, ma non quanto ci chiedono i suoi cittadini. Allora io sulle mie spalle, ogni sindaco, noi fanno acqua e non abbiamo servizio, noi parliamo degli interventi dei nostri comuni e non abbiamo servizio. E poi basta, ragazzi. Allora dico, riusciamo effettivamente a essere contenti? Se riusciamo a essere contenti, il sindaco di Roma non arriverà alla prossima giornata della televisione. E altrimenti, tenete di fuori con queste vagliacciate.
affrontiamo la forza, soprattutto in virtù di quello che saranno le prossime elezioni regionali, perché quelli hanno bisogno di voti, no? È il momento secondo me opportuno, non è il momento per opportuno, questo è il momento opportuno. Dobbiamo essere capaci di andare dai regioni e non essere le nostre referenze, verso gli altri consigli regionali, non c'è la pace di. La cambiamo questa cosa, ci sediamo, o quando dico siete capaci di discutere con loro seduti al tavolo, se fanno soltanto questo va bene, l'abbiamo fatto anche noi per su questo, questa è la mia proposta, va bene, grazie. Volevo solo dire che su quanto ha detto prima il sindaco di Parma Campania, i comuni non sono due, sindaco, sono già tre, c'è anche Casalluogo. Abbiamo preso la parola pure io, ci sta pure stato, non vogliamo riprendere questo passaggio. Io penso che se siamo qua è perché su questo secondo punto penso che siamo tutti d'accordo. Scusa, non vogliamo più, contiamoci, siamo in quattro, quanti pensate se vi date la stessa direzione? Allora, contiamo, con lei, che tutti quanti hanno visto la stessa proposta, scusate. Allora. Non è che ci sono qui prima i genitori, no? Credo che io venuto qui stasera con un comune della giornata per Santa Chiara, di cosa discutere e a fare. Quindi mi sembra che ci sia abbastanza unanimità, non la verifichiamo concretamente, almeno sul secondo punto, credo anche sul primo. Quindi diciamo, non è che siamo in tre, siamo in quattro. Gli altri interventi, mi sembra pure per Gioia, anche gli altri che hanno inserito, con quali sfumature, magari senza l'impeto. Allora, quanti sono preparati a parlare su questo punto? Poi abbiamo un altro che non è stato posto dalla maggioranza, che è stato importante, riguardo poi la questione dei distacchi. Allora, per le monte, lettere, interventi, Pompei. Innanzitutto buonasera a tutti. Io sono il sindaco del comune di Rocca Monte, ormai ci conosciamo e sapete tutti che Rocca Monte è l'unico comune che non ha aderito, non ha passato il servizio idrico integrato a Valoni. Dico questo perché noi abbiamo tre strade per poter contrastare Valori. Abbiamo una strada, come dire, politica, che è quella che è stata proposta anche dai comitati, che prevede il contattare i consiglieri regionali per poter indire un consiglio regionale monotematico. Secondo me questa è una strada che può essere, va perseguita, e non ci dovrebbero essere problemi in questa fase, cioè nel momento preelettorale, a trovare almeno 13 consiglieri regionali che ci permettano di ottenere, di raggiungere questo obiettivo. Non solo, perché adesso, proprio perché ci sono le elezioni regionali, ci saranno molti che si candideranno e diranno che vogliono difendere l'acqua pubblica. Ci sono tanti candidati e noi dobbiamo, anzi, i comitati, devono organizzare, secondo me, in questa fase molte manifestazioni per coinvolgere questi candidati, i quali dovranno prendere una posizione a favore dell'acqua pubblica e poi, una volta eletti, non potranno più rimangiarsi le promesse che hanno fatto. Questa, quindi, diciamo, è una delle strade da percorrere. Poi c'è un'altra strada che è stata messa bene dal sindaco De Simone, ma anche da chi mi ha preceduto nell'ultimo intervento, che è quella della disobbedienza civile. E su questo punto di vista, come dire, chi più di Rocca Piemonte non può essere d'accordo con voi. Noi sono anni che siamo dei disobbedienti civili e vi posso dire che ogni volta che ci vediamo, io vi faccio un breve, come dire, riassunto, il punto a cui è arrivata la competizione tra Rocca e Lagoni, e vi posso dire che negli ultimi tempi Lagoni sta, come devo dire, cercando di accerchiare Rocca Piemonte in maniera ancora più pressante, per cui un paio di settimane fa è venuta la Guardia di Finanza al Comune, inviata, diciamo, la Corte dei Conti in seguito a un esposto appunto della Lagoni. Recentemente abbiamo saputo che la Gori sta
cercando di ottenere la gestione dei servizi degli acquedotti esterni, quindi delle condotte idriche che portano l'acqua dell'Ausino nell'altro nocciolino costarnese e anche a Rocca Piemonte. Però qualcuno dice, e quindi diciamo noi teniamo duro e abbiamo anche chiesto la vostra collaborazione, la vostra solidarietà. Qualcuno ha parlato di azioni concrete da fare e noi abbiamo ancora un'altra strada da proporre, quindi dopo quella politica, dopo quella della disobbedienza civile, c'è anche una strada legale che secondo voi può essere percorsa. Come l'ho illustrato anche l'altra volta, noi in base all'articolo 199 della legge 2009, secondo voi la Gori non ha più titolo ad essere concessionaria e per questo motivo noi abbiamo posto il problema davanti al Tribunale Civile. L'udienza ci sarà il 2 di maggio e abbiamo chiesto a tutti i sindaci di potersi costituire insieme a Rocca Piemonte al Grandum. Può darsi che il Tribunale Civile ci dirà che non è di competenza del Tribunale Civile. Allora noi siamo dell'idea, e qui, ecco, qui chiediamo un atto concreto da parte di tutti voi, a costituirvi insieme a noi davanti al TAR. Quindi questa può essere, come dire, la fionda che permette a Davide di sconfiggere Goria. Quindi tre strade, quella politica, che mi trovo d'accordo, la disobbedienza civile quando sarà necessario, però anche la strada legale, che però dobbiamo fare necessariamente tutti insieme. Buonasera a tutti, Pompei, sono Pietro Misano, vice sindaco. Anche noi come Striano praticamente siamo in politica da più di 7-8 mesi. Chiaramente capisco la rabbia del sindaco di Palma Campania, perché effettivamente la rabbia di tutti è la rabbia dei nostri cittadini. Oggi come oggi effettivamente non si può più andare avanti in questo modo, con bollette che arrivano e non si sa da dove derivano, con distacchi per famiglie che praticamente non hanno possibilità nemmeno magari di comprarsi il pane, e quindi sono azioni secondo me che non devono assolutamente esistere. Noi siamo nuovi, faccio mia l'esperienza che voi avete avuto, perché praticamente io sono stato, tra virgolette, un paio di mesi fa costretto poi a firmare la famosa convenzione sui rifiuti. Però questa dell'acqua posso assicurare che insomma mi impegnerò insieme alla mia amministrazione di evitare la firma, e su questo non ci piove. L'unica cosa che voglio dire è questa: portiamo avanti tutte le varie iniziative, ma in modo concreto. E un'altra cosa, sindaco, io a Napoli c'ero, e non c'ero solo io, ma eravamo 30-40 di noi, ognuno di noi ci ha messo la faccia e la fascia. Sono stati effettivamente quelli, manco gli uscieri ci hanno accolto sotto la regione, per cui voglio dire, tutte le manifestazioni che noi possiamo fare e che possono portare alla regione in questo periodo, secondo me, servono a poco. Dobbiamo svolgere azioni, anche l'ordinanza, la stessa ordinanza che alcuni comuni, mi pare Dolciano e Bracigliano, hanno fatto contro i distacchi. Io la porterò in amministrazione, perché a questo punto non possiamo subire dalla mattina alla sera di loro, diciamo. E la cosa che volevo, giusto per chiudere, è il ricorso, l'ordinanza, l'acquisizione dei vari consiglieri che in questo momento si stanno battendo per conservare la poltrona, o per quelli che verranno da noi in questo periodo per dire non ti preoccupare. Io alcuni ragazzi che vengono a dire non ti preoccupare, non ci sono problemi, perché subito dopo le elezioni ti farò il piacere, ci credo poco, io non sono un politico, io sono un tecnico prestato alla politica, e quindi mi sto rendendo conto in questi 7-8 mesi che le promesse probabilmente, ma non per questioni soggettive, proprio per questioni pratiche, possono essere poco mantenute. Allora voglio dire, approfittiamone adesso di chiedere ai famosi 13 consiglieri di poter fare un consiglio
monotematico sull'argomento. Grazie. Scusate, però come mozione d'ordine, se siamo tutti d'accordo nel discorso di non ratificare la convenzione, esprimiamo un punto appunto, perché è inutile poi fare sforzo di retorica. Assessore di Vittore, e io voglio dire che siamo sempre d'accordo con quanto si è espresso sia il sindaco Gombei e prima il sindaco di Striano. Anche lei che sta conducendo una strana battaglia per esonerare la tirannia della Gori sul comune, anche noi abbiamo partecipato alla mia stazione recentemente, 17 gennaio, alla regione Campania. E quello che vuol dire è che di sottoscrivere giustamente seduta stante tutto quello che ho pensato atte a poter recuperare la nostra autonomia e il nostro legislativismo per quanto concerne il provvisionamento di Dio. Quindi più che parlare retoricamente e continuamente bisogna, e questa è la mia proposta, stasera stessa sottoscrivere tutte quelle iniziative che noi teniamo utili affinché questo scempio di questa delibera il 30-12-2014 venga esaltato. Grazie. Allora, intanto è arrivato il sindaco di Salmo, che è anche presidente della provincia, e vedo che lo dica, se lo sostituito immediatamente fin qui. Quindi non so se ci sono altri interventi, se vogliamo parlare di cosa sappiamo. Salve, buonasera, sono Antonio Crosino, faccio l'assessore al comune di Saviano. Io condivido pienamente gli interventi di parte del sindaco, perché abbiamo avuto di Parma, quello di Roma, Astriano, Pasanova e quant'altro. E mentre poi non è quello là di colgo la proposta del vice sindaco, là, ognuno di noi è convinto di fare volte, è inutile che facciamo gli interventi di parte. Però il mio intervento è di invitare la segreteria a promuovere una mozione. Attraverso la mozione di stare un atto di ufficio di finanza congiunta, che anche come diceva il sindaco, diceva noi stasera vorremmo sapere se c'è dentro il finanziamento, però comunque restano non parole ma indirizzi. Invece io vorrei obbligare tutti quanti noi, se la segreteria ci manderà attraverso gli uffici di accennati comuni, degli atti già predisposti, quindi noi il prossimo consiglio comunale, poi questo delibera del consiglio, questa ordinanza, e in modo tale che la prossima volta avremo dei fatti, dei documenti ufficiali, istituzionali, e poi vedremo il da farsi e proseguire per raggiungere questo qui. Bisogna essere anche continuare sul discorso delle partite pregresse, perché comunque una richiesta formale del regolamento alla regione va da fatto. Una richiesta formale sul discorso per continuare la partita, non possiamo lasciare senza, anche perché è stato il territorio continuamente viene sollecitato sul suo famoso discorso delle bolle. Allora, due sono le cose, formalità normale, poi se abbiamo il coraggio anche di dare la disobbedienza civile, in particolare che si fa, perché non credo che sia una cosa di dire e ci viene attaccato il votatore da tutti. Allora, se dobbiamo essere conseguenziali, facciamo in modo che al di là della richiesta formale del regolamento, dopo siamo anche conseguenziali nel dire, nell'avere il coraggio di dire, caro concittadini, poiché non siamo d'accordo, penso che chi deve pagare lo sempre di voi, non la paghiamo questa fase, per cui vediamo che succede, non penso che la cosa viene a casa di tutti. Volevo solo brevemente fare una precisazione. Noi qui siamo rete dei sindaci per l'acqua pubblica, hanno detto altre volte che sono venuti in queste riunioni, e se siamo rete, e se siamo rete vogliamo essere credibili, dobbiamo assumere delle iniziative, per cui sposo completamente la proposta dell'assessore che mi ha preceduto, che devono essere condivise da tutti o dal maggior numero di persone, di enti, di comuni che siano stasera qui dentro. Perché capita, può capitare, che ognuno ha delle iniziative estemporanee, io ricordo, ma non per panegirico dell'ente al quale appartengo, che quando il sindaco di Rocca Piemonte
fece l'appello in un'altra sede ad essere accompagnato in questa causa civile che lo vede contrapposto alla Goli, causa partecipazione di noi tutti ad adiuvandum, a tutt'oggi, mentre parliamo, il solo comune di Casalnuovo è accanto al comune simbolo di questa lotta, che è il comune di Orcapinè. Volevo aggiungere ancora oltre. Aggiungiamoci tutti al comune di Orcapinè. Volevo dire che le ordinanze che ha fatto Brusciano, Brasiliano, possono ripetere l'esperienza di Rocca Pionte, che questi due sindaci restano soli. Domani mattina affianchiamoci tutti a Brusciano e Brasiliano. Dobbiamo capire che non siamo da soli, siamo rete. Se siamo rete, dobbiamo fare tutti la stessa cosa, insieme. Grazie. Grazie, buonasera, giusto per concludere. Io sono completamente d'accordo con quello che diceva l'assessore prima, perché è chiaro che se rimaniamo sempre qui in questa splendida sala che ci ospita a raccontarci le nostre verità, rimangono a noi. Quindi noi abbiamo inaugurato una fase, direi, unica attraverso la manifestazione del 17 gennaio, presentandoci a Napoli, chiaramente non siamo stati neanche ricevuti, come diceva qualcuno, dagli uscieri, però questo non ci deve fermare, per cui dobbiamo ulteriormente proseguire questa battaglia e formalizziamo gli altri. Facciamo una modifica uguale per tutti i comuni, dove ognuno esprima la propria volontà attraverso atti pubblici e non attraverso quello che ci stiamo dicendo qua dentro, perché alla fine giorno dopo giorno poi anche per i nostri concittadini comincia a diventare pesante, perché ti danno sempre, fanno le stesse chiacchiere, invece noi produciamo gli altri li vogliamo produrre, e soprattutto, per come diceva il vice sindaco prima, dobbiamo prendere una posizione netta e forte per quanto riguarda le partite pregresse, perché io ho detto la sensazione che molta gente crede che la battaglia contro la Corica è soltanto quella delle partite pregresse, per cui noi dobbiamo dare, sto dicendo molte persone, non tutti, e quindi noi dobbiamo dare un segnale forte sulle partite pregresse, quindi magari anche con l'estrema disobbedienza civile, e anche per quanto riguarda questo che deve essere la risposta che dobbiamo dare alla regione. E se ci dovessimo mettere tutti i giorni alla regione con le fasce addosso, e come diceva prima qualcuno, in questo periodo di campagna elettorale, perché saremo sicuramente ascoltati, perché questo è un bisogno, come si diceva, di uno.